Certo, ogni matrimonio ha una sua storia, ma quella che ho in mente non è tra sposo e sposo, ma tra due amiche del cuore. Lo trovo bellissimo. Penso che... Dai, spara. Non è Giulio. E non è il Plaza. Ok, ragazze, siete pronte ad afferrare il bouquet? A colpi di bouquet, quella tra Kate Hudson e Anne Hathaway in La mia miglior nemica, Bride Wars. La data delle vostre nozze è stata prenotata lo stesso giorno. Chi delle due vuole scegliere un altro posto? Cosa? Una di noi dovrà scegliere un altro giorno. Una di noi dovrà essere più massima. No, una di noi può cercare altri posti. Arrivate a Roma per la presentazione del film, Kate e Anne sono sembrate molto amiche più che acerrime nemiche. Una divorziata, l'altra con un ex fidanzato in galera. Cosa ne penseranno del matrimonio? Ok, so one of the reasons why I wanted to make this movie and play the character of Emma is because Emma is a girl who's obsessed with the idea of having a wedding and has been planning her wedding since she was 8. I can look everybody in the eye here and say I have really never thought about my wedding. It's not something that, it's just not a concept that I've ever really gotten lost in imagining. If I ever get married, then hopefully, you know, I'll have a good one. So I guess my plans for my wedding is to have a fun one. I'm divorced. No, I mean, yes, I am divorced. I feel that, well, my parents aren't married, so I grew up with two people who decided that they didn't need to have a ceremony, and, probably because they had already done that. But, I'm a hopeless romantic. I mean, I, you know, when I fall in love with the right person, and if marriage is something that we're interested in, I would look forward to that. But it's not something I, you know, I think I'm realistic about it not being a golden ticket, you know. But it's fun to celebrate love. E se nella vita reale Kate e Anne non sentono l'urgenza di sposarsi, ma preferiscono scambiarsi gli anelli tra di loro, in Bride Wars le due amiche nemiche lotteranno pur di avere un matrimonio perfetto. I can answer your question. To be honest, having never been married, and as I've already admitted, not really having never really thought about my own wedding, I think it's weddings are an individual thing. It's a case by case basis. Some, in terms of the pressure, why that's happening, I have no idea. I certainly don't feel it. But then, of course, I've never been engaged, so. L'aver dichiarato di non essere mai stata fidanzata ha creato un mormorio generale in sala stampa, in realtà dovuto ad un'incomprensione. What did I do? Yeah, what just happened? How did that translate? Che è successo? Che ho fatto adesso? That you've never been engaged. Yes, I've never been engaged. È vero, non è mai stata fidanzata, nel senso del matrimonio col brillocco. Because in Italian, fidanzato. No, because in Italian, fidanzato. Fidanzato. Oh, yeah, no, no, no. I think it works. Engaged, to get married. My heart stopped. I thought I just insulted all of Italy. No. Oh yeah, I agree with Annie. You know, it is what it is for whoever. You know, some people want to get married on a mountain, and some people want 500 people at their wedding. Whatever floats your boat. It's a party. I mean, I think people just want to have a party, you know. If you're going to celebrate, people want, you know, to remember it. And then, so they hire a photographer, and then
You want the pictures to look pretty and they want people to have a good time. D'accordo in tutto, ma non nella scelta dei ristoranti, Kate ha preferito cenare in un ristorante del centro, mentre Anne si è defilata facendosi accompagnare da un misterioso uomo in un ristorante di Trastevere. La signora Sinclair vi sta aspettando. Grazie. Salve, sono Liv Lerner. Lei è Marlene. Che onore, non ci posso credere. Sedute. Le nozze segnano il primo giorno del resto della vostra vita. Voi eravate morte fino ad ora. Ve ne rendevate conto? Siete morte anche adesso? Sì, lo capisco. Angela, la mia segretaria, per esempio, morirà già morta.